Questa sera abbiamo presentato questa ennesima edizione del Giro delle Mura che per noi ormai rappresenta una, una tappa obbligata, una tappa storica, oserei dire 25 anni, 24 anni di Giro delle Mura ma 12 anni di campionato europeo di vigili del fuoco. Eh, verranno qui a cimentarsi sulle splendide, sui splendidi tornanti e le, le strade della, di questa bellissima città di Feltre, atleti da tutta Italia. Eh, atleti, vigili del fuoco da diversi paesi dell'Europa, amici della Spagna, Francia, Croazia, Polonia e così via, e per noi. E rappresenta come dire, un coronamento di una stagione fatta di tante organizzazioni di eventi sportivi, ma non solo, con il personale dei Vigili del Fuoco e del Comando di Belluno. Un'attività questa che vuole essere un piccolo contributo, un piccolo segno di attenzione a sia a tutto il territorio, ma soprattutto alle comunità locali. Stiamo vicino al cittadino quando ha bisogno del nostro aiuto. Nell'attività di soccorso, ma stiamo anche vicino ai cittadini quando c'è bisogno di organizzare eventi e occasioni di, per stare insieme. Eh, questa di, di, di Feltre è una grande occasione per stare insieme a festeggiare con lo sport i sani valori che lo sport rappresenta: eh, fatica, sudore, tanto lavoro, ma soprattutto passione. Queste sono, sono le qualità dei volontari Vigili del Fuoco e non solo che danno una, una mano, una grossa mano all'organizzazione complessiva di questo evento e questo è quello che si portano dietro anche tutti i pompieri bellunesi mh, durante tutti i giorni dell'anno quando fanno la loro professione. Ecco, eh, per noi è un'ennesima una prova di fare squadra, squadra con gli enti, le istituzioni, eh, le associazioni eh, di volontariato e non per... Eh, Far crescere il nostro territorio, far crescere e far conoscere il, la provincia di Belluno e, e stare insieme per, per festeggiare, ma per eh, come dire, far conoscere anche questa splendida città di Feltre, che con le sue strade, con i suoi palazzi stupendi, eh, come dire, arricchirà ancora di più le emozioni di questa gara. L'appuntamento è allora per sabato prossimo, tutti a vedere il Giro delle Mura. Questa sera eh, ci siamo trovati veramente con tanti amici, tanti amici che eh, ci credono anche loro a questa manifestazione, a questo evento sportivo, l evento sportivo che coinvolge non solo la città di Fetre ma anche tutto il territorio. Eh, come dicevo prima, c'erano il consigliere regionale eh, Dario Bond, ma c'era anche il senatore Gianvittore Vaccari, c'era il mio comandante, eh, l'architetto Lungo. Ma eh, questa serata mi sono ritrovato con degli amici campioni, eh, Gabriele Denard e la, la moglie Federica Ri che hanno premiato e hanno anche cercato di dare eh, gli auguri migliori al nostro atleta emergente eh, Davide Dalla Palma. Davide Dalla Palma che partirà proprio col giro delle mura, il giorno del giro del Muro per andare a Londra. Cosa dire? Anche, anche non solo i campioni, ma anche quei ragazzi che rappresentano tutto questo mondo di volontariato è stato premiato Michele De Carli. Michele De Carli Pomet è uno dei tanti collaboratori volontari che vengono a dare una mano a Giro di Mura. Michele Pomet ha saldato e costruito tutti quei due chilometri di transei in legno che si vedono sempre a Giro di Mura. Questa serata poi è stato presentato il logo del Giro di Mura, un disegno di una ragazza nigeriana che va a scuola qui a Feltre ed è stato il momento migliore per rappresentare anche il Giro di Mura come sport per i bambini, sport per i bambini per il miglio, per il miglio dei comuni che anche quest'anno avremo oltre 20 squadre eh, con eh, le loro magliette e la loro gara eh, alle ore 9 di sera. In questo momento vorrei anche però presentare qual è il gadget del Giro e Mura. Quest'anno abbiamo cercato di fare una maglia tecnica, manica lunga perché eh, andremo verso l'inverno e gradirei che tutti gli atleti che vengono qui al Giro e Mura la portassero come auspicio del campionato italiano che prossimo anno andremo a organizzare quel girimone, campionato italiano Master Amatori che eh, porterà a Fettre, spero, dico, porterà a eh, quasi 1500 appassionati della corsa.